Avanzamento rapido, un ricordo più recente. Vieni, Altair. Al-Mualim non ha ancora finito con noi. Dove stiamo andando? Lassù. Abbiamo una sorpresa per i nostri ospiti. Fai esattamente come me. Vedrai che presto capirai tutto. Dove sta? Che stupido. Vai su quella piattaforma, Altair. Mangiatori d'erbe! Pagani! Rendetemi ciò che mi avete rubato! Non ne avete diritto, Roberto! Ritiratevi prima che sia costretto ad assottigliare i vostri ranghi! È un gioco pericoloso il vostro! Vi assicuro che non è un gioco! Ebbene sia! Portate l'ostaggio! Il villaggio è in rovina! E le vostre scorte non sono infinite! Quanto impiegherà la vostra fortezza a cadere? Che faranno i vostri uomini quando i pozzi saranno secchi e il cibo esaurito? I miei uomini non temono la morte! L'accolgono con gioia, con le ricompense che reca. Bene! Allora li accontenteremo! Seguimi, e senza alcuna esitazione. Mostrate a quello stolto che significa non avere paura! Andate con Dio! Ci sentiranno. Io resto qui ad aiutarlo. Devi procedere senza di noi. Quelle funi ti porteranno a una trappola. Vai a farla scattare. Fa piovere la morte sul nemico. Bravo a respingere Roberto da qui. Le sue forze sono in rotta. Passerà molto tempo prima che torni a infastidirci. Dimmi, sai perché hai avuto successo quest'oggi? Hai ascoltato. Se avessi fatto altrettanto al Tempio di Salomone, Altair, tutto questo si sarebbe potuto evitare. Ma ho fatto come richiesto. No, hai fatto come ti pareva. Malik mi ha detto dell'arroganza che hai dimostrato, del tuo disprezzo per i nostri principi. Che state facendo? Esistono regole. Non siamo niente se non obbediamo al credo dell'assassino. Tre semplici dogmi che tu sembri avere scordato. Te li rammenterò. Primo e più importante. Trattieni la lama dalla carne degli innocenti. Lo so. E trattieni la lingua
finché non ti do licenza di usarla. E conosci così bene questo principio. Perché dunque hai ucciso il vecchio nel tempio? Era innocente. Non c'era bisogno che morisse. La tua insolenza non conosce limiti. Prendi il tuo cuore umile, ragazzo. Lo giuro che te lo strappo dal petto con le mie stesse mani. Il secondo principio è quello che ci dà forza. Nasconditi alla vista. Confonditi tra la gente così da diventare un tutt'uno con la folla. Te ne ricordi? Perché da quanto ho saputo hai scelto di esporti, attirando l'attenzione prima di colpire. Terzo e ultimo principio. Il peggiore dei tuoi tradimenti. Mai compromettere la confraternita. Il senso dovrebbe essere ovvio. Le tue azioni non devono mai esporci a pericoli, diretti o indiretti. La tua condotta egoistica a Gerusalemme ha messo tutti noi a repentaglio. Ancor peggio, hai condotto qui il nemico. Ogni uomo che abbiamo perso quest'oggi è caduto a causa tua. Mi dispiace, davvero. Ma non posso tollerare il tradimento. Non sono un traditore! Le tue azioni parlano altrimenti. Perciò non mi lasci altra scelta. La pace sia con te, Altair. Sta mostrando un livello di adattamento molto superiore agli altri soggetti. Lo faccio uscire comunque. È stato dentro troppo a lungo. No, no! Siamo ancora lontani da dove dovremmo essere. Meglio non rischiare. Un paio d'ore, che sarà mai? Discutiamone in sala conferenze. Diamo a Desmond un minuto per sgranchirsi le gambe. Oh, non vedo perché dovremmo. Dottore, la prego. Bene. Non posso neanche cambiarmi. Non mi piace che lei metta in discussione la mia autorità di fronte al prigioniero. C'era una parola per questo, credo si chiami insubordinazione. E a me non piace che lei rischi di ucciderlo prima che il lavoro sia terminato. Anche per questo c'è una parola: stupidità. Lo sì. Non è una decisione mia. Non sono io a fissare le scadenze, ma sono abbastanza furbo da non sfidarli. Vuole fare la fine di Leila? So che l'incidente ha innervosito tutti. Ed è per questo che non c'è tempo di coccolarlo. Se lo spinge troppo oltre, si chiuderà in se stesso e non otterremo niente. Adesso non abbiamo niente. Ma lo avremo. Deve soltanto avere un po' di fede. Va bene. Ma voglio che lei trovi il modo di prolungare la sua permanenza. Non possiamo fermarci ogni volta che il ragazzo suda. È già abbastanza seccante star qui a trafficare con tutti quegli inutili ricordi. Farò il possibile. Per oggi abbiamo finito, signor Miles. Torni nella sua stanza e si riposi. Merda, mi hanno chiuso dentro!